Buonasera, ben ritrovati con Dilettanti per Dire. In questo mese di luglio parleremo essenzialmente di mercato, poi ci saranno anche i primi raduni delle società. Andiamo a parlare di mercato con Roberto Cominori. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. E con Daniele Massoli, nuovo direttore sportivo della Juve Domo. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Dunque, sono ore importanti per il futuro, per il destino di due società di Verbania, la Virtus Verbania e anche l'Inter Farmaci, dopo che invece c'è stato l'addio la scorsa settimana allo Sporting Bellinzago con la trattativa naufragata per il passaggio del titolo, per la fusione, chiamiamola come vogliamo, con il Varese. Partiamo proprio da questo dato, no? che è mandiamo in archivio. Sì. Con questa sera mandiamo in archivio la cosa definitivamente, dici? Direi di sì, Roberto. Beh, tu pensa che la prima promozione è stata nel 65-66 del Verbania, a distanza di... Adesso dicevo dello Sporting io, però. Ah, sì, appunto. Ah, appunto. Okay. E io dicevo anch'io dello Sporting. Quindi, prima promozione di una società del VCO e della provincia di Novara, escluso il Novara che è sempre stato un po' più su e ha rischiato una sola volta di scendere, è successa tantissimi anni fa. Io avevo 19 anni. Non lo so di che. Sì. Quindi ci stai dicendo la tua data di nascita, questa è la verità. Sì, oh, che problema c'è? E fu una cosa storica, no? Perché in due anni il Verbania salì dall'allora prima categoria, si chiamava così, salì in C nazionale. Il Bellinzago ci ha messo 3 anni per salire, ma è salito. E dopo l'Omegna è la terza squadra che ce l'ha fatta. Non è simpatico pensare che questa grande impresa, perché questa rimarrà come una grande impresa sportiva della nostra zona, si vanifichi e finisca in niente. Per così dire, ecco, tutte è due. Un peccato mortale, però era prevedibile. Vi aspettavate? Ecco, voglio chiederti per questo. Per me sì. E io devo dartene atto, poi lo chiedo anche a Daniele, perché nei tanti viaggi Fondotoce e Bellinzago durante l'anno, tu la frase che hai sempre ripetuto, non auguro nemmeno al mio peggior nemico di andare in Lega Pro. Questa era la frase che tu hai ripetuto sia quando il Gozzano era primo e quando lo Sporting. Ho paura poi di averla detta non in quella maniera, ma in maniera un po' più edulcorata anche qui qualche volta, perché qualcuno me lo ricorda. Io non ricordo di averla detta, ma so che lo penso. Perché gli impegni che ci sono adesso rispetto a quegli anni là sono... In quegli anni là, sì, è vero, andavi nel semiprofessionismo, andavi a Firenze, dove c'era la Lega semi-pro, e già spiega abbastanza tante cose la parola, andavi, sì, c'erano degli impegni, per carità, tutto quello che vuoi, ma eri semi-pro e facevi la C nazionale con l'Udinese, con questo. Adesso vai nei professionisti, devi fare contratto a 40 persone, compresi i giocatori ovviamente, l'allenatore deve avere il patentino, il vice allenatore deve avere il patentino, il preparatore atletico deve essere autorizzato, il massaggiatore se non ha i contro qualcosa non se ne... è diventata per un piccolo paese, per una piccola entità come Bellinzago è diventata una cosa tragica. Daniele? Dobbiamo vedere attraverso cosa passiamo, nel senso, se passiamo attraverso l'impresa sportiva, è un'impresa che adesso Roberto parlava di situazioni di 45-50 anni fa. Io penso che tra 40 anni di quello che ha fatto Bellinzago quest'anno si parlerà. Certamente. Si parlerà ancora, perché è un'impresa titanica, ma per quello per la realtà della quale stiamo parlando come bacino d'utenza. È chiaro che dispiace, ma conoscendo la famiglia Massaro, penso che da un lato sia una cosa che sia pesata anche a loro per quello che è stato, assolutamente, che è stato il tragitto, dall'altro l'uomo Massaro, dal mio punto di vista, se prima lo valutavo 100, adesso lo valuto 130 per una scelta di questo genere. Anche perché io non ho letto di stupidate, no? Poi purtroppo se ne dicono tante. Se ne dicono, rispetto a prima magari si dicevano, adesso le leggi scritte su questi social network che purtroppo danno la possibilità di esprimersi a tutti, io dico sempre purtroppo, perché anche sul suffragio universale io ho la mia opinione, quindi anche sui social network ho la mia opinione. E dico, cosa hai letto? No, qualcuno che diceva
ma allora cosa, che senso ha avuto vincere il campionato? Cosa stiamo parlando? Cosa tragica è che non è che lo dica il tifoso del Bar, no? Certe frasi le hanno scritte degli addetti ai lavori. Io sono veramente, ho avuto i brividi di freddo quando, di caldo quando ho letto questo. Se uno va in campo dal presidente fino all'ultimo che pulisce bene gli spogliatoi, fa il suo lavoro, per perdere allora stia a casa, non se ne parla più, si gioca per vincere, si fa lo sport per vincere, dopodiché quando si vince si analizzano anche, perché le cose. Io credo che noi lo abbiamo seguito da tanti anni lo Sporting, non è che la squadra fosse partita per vincere il campionato, si è trovata a stagione in corso lì per davanti e ovviamente grazie a Dio hanno scelto di vincere il campionato, come era giusto e logico che venisse fatto. Non è, e anche ho letto di andare in serie di Lega Pro dal punto di vista economico, neanche dal punto di vista economico è stato il vero problema. Il vero problema è che non c'era un campo, non c'era lo stadio, e quindi mettere a posto lo stadio sarebbe costato 750.000, 800.000. Tu dici, io pensavo qualcosa di meno, sinceramente. No, il progetto era sugli 800.000 euro, ma allora secondo te fai 800.000 euro per mettere a posto lo stadio, 800.000 euro per gestire la società più 300 te li dà la Lega, arrivi 800 più 3, arrivi a 1.100.000, non basta, vai giù come una spia, per salvarti 1.400.000. Ma chi lo auguro? È giusto che non lo augurasse neanche al peggior nemico. Mi risulta che per esempio lo Sporting abbia fatto dei lavori anticipati anche allo stadio di Bellinzago per giocare la Serie D. Ma certo che li ha fatti. Quei 40.000 euro sono andati. Ma sicuro che sono andati. Qui sì. Ma però restano alla città, restano allo stadio, restano al paese. Quindi non è una brutta cosa. È meglio dar 40.000 euro per mettere a posto lo stadio che 40.000 euro a quattro scarsoni di giocatori. Sì, sono d'accordo. Qualcosa si lascia. Ti dicevo per il discorso stadio, no? Metterlo. Certo. Voglio vedere, Bellinzago non è Taranto, però non è un non brutto è stadio, Venezia. La quarta serie però, Roberto, vai a spiegarlo agli 8.000 abitanti di Bellinzago, certo, 8.000, certo, che l'amministrazione avrebbe messo 800.000 euro per mettere norma allo stadio, anche da punto di vista così politicamente sarebbe stata una scelta complicata. Però quello che a me non è piaciuto, e sottoscrivo quanto ha detto Massoni, in questa situazione quello più dispiaciuto, conoscendo Antonio Massaro, è proprio Antonio Massaro. E la signora, è qualcuno che le attacchi per questa scelta. Poi, e ne parleremo dopo, ci arrabbiamo perché qualcuno non mantiene gli impegni. C'è un presidente che dice: no, ok, ragazzi, siamo arrivati fino a qua. Io, se mi facevano giocare a Bellinzago o se avessi trovato l'accordo con il Varese, con il Novara, andavo avanti. Così non ci sono le condizioni. Preferisco fare un passo indietro, tanto di cappello, anche perché Novara. Possiamo dire, sono il segreto di Pulcinella, 8.000 euro di affitto a partita, sono 19 partite di campionato. Più 2 di Coppa, sono 21 partite. Più una bella amichevole che già che ci sei la fai. 21 partite per 8 fa 170.000 euro, 170.000 euro solo per il campo, per l'affitto del campo. Vinciamo l'eccellenza con quei soldi io e te, ma non dirlo a nessuno. Sì, due volte. Allora, due ne vinciamo? Sì, due. Roberto, e poi non dirlo ma Massoni che ne deve vincere dopo una, ne parliamo, dopo ne parliamo. Oltre a questo, cioè, si era parlato anche di un accordo con il Novara in cui però Novara dice ok, Massaro rimane ed è il proprietario ed economicamente il budget è in capo all'80% alla famiglia Massaro, però noi scegliamo l'allenatore, mettiamo i giocatori, cioè, insomma. Tu sai che c'era forse anche un obbligo di fare una squadra di calcio femminile all'interno della Lega Pro? Non c'è più. È già qualcosa. Non c'è più. Se no c'era anche quella. Domanda secca, secondo voi quanto dura il distacco di Antonio Massaro dal calcio? Ma non lo so, il figlio mi pare che sia andato a Gozzano. Cosa vuoi che duri? Quest'anno il Gozzano gioca per vincere, ma non perché è arrivato Massaro, non solo per quello, penso. Quindi non so quanto dura. Come si fa a sapere? Torno al discorso di prima. Dal punto di vista sportivo ti direi che dura niente. Dal punto di vista di tutto quello che è girato intorno a questa cosa, è la delusione dell'uomo.
secondo me potrebbe anche durare, sì, potrebbe anche durare un attimino. Sono d'accordo, sono d'accordo. Potrebbe anche rimanere, non dico staccato perché è il figlio che gioca, quindi come fai a staccarti? Però fuori, diciamo, dai giochi potrebbe rimanere per un po', sì. Poco fa c'è stata la conferenza stampa alle 18.30 di presentazione del nuovo Gozzano, certo. Nuovo tra virgolette, perché lo staff tecnico, a parte Prelli che sarà il vice di Viganò, lo staff dirigenziale è rimasto inalterato. Gozzano grande protagonista sul mercato, lo scorso anno Viganò aveva detto l'obiettivo è finire nella parte sinistra nelle prime 8, quest'anno l'obiettivo non può che essere finire nelle prime 3, poi sì, se la fortuna ti assiste puoi arrivare primo, se sbagli qualcosa arrivi terzo, però il Gozzano insieme al Chieri credo che sia la grande favorita ad oggi del campionato di Serie D, Roberto, poi Daniele. Tu sai cosa penso io del campionato del Gozzano di quest'anno? L'ho detto in tempi non sospetti, l'ho detto in tempi sospetti e lo ridico, ne ho parlato anche con l'allenatore col quale sono molto amico, non sono stato contento per quello che pensavo si potesse fare del campionato del Gozzano. Penso che quest'anno la musica suonerà diversa e penso che questo sia l'anno decisivo per il Gozzano se davvero il patron e qualcuno che magari lo aiuterà hanno intenzione di salire in Lega Pro. Penso che sia la volta buona. Certo, se il Varese farà domande di andare nel girone A, sarà una bella lotta, lo dico già adesso così non ne parliamo più. Pensa che Massaro... se però dovesse anche succedere, il Gozzano, te lo dico qui adesso, così siamo tranquilli per 12 mesi, il Gozzano, per come si sta, come ha impostato la campagna acquisti, quello che ho sentito, che ho visto con i miei occhi, il Gozzano non deve avere paura nemmeno del Varese che viene nel girone A, perché il calcio si fa con chi sa di calcio. Daniele. Secondo me il segnale più importante che hanno mandato è stato quello che tu hai detto adesso, che praticamente cambiano l'allenatore in seconda e basta, giusto? Quindi, sì. E arriva da Bellinzago anche lui, guarda un po'. E quindi qualcosa sa anche lui. All'interno di questo è proprio il segnale più importante, nel senso che vuol dire credere in un progetto, credere in un gruppo di persone. Poi probabilmente hanno anche loro la sensazione che si poteva fare meglio l'anno scorso. Però vuol dire riconoscere il valore degli uomini e quello che hanno fatto adesso anche a livello di campagna acquisti, una campagna acquisti importante, nel senso che dopo 3 ore che è stato annunciato il disimpegno della famiglia Massaro, hanno preso Marco Massaro, cioè vuol dire, questo vuol dire... Hanno preso anche altre gente, sì, hanno preso Bertani, hanno preso... Però vuol dire essere sul pezzo. Assolutamente sul pezzo, quindi sì. Vuol dire che questa cosa l'hai preparata dicendo se non va in porto il discorso Bellinzago ho subito il bomber pronto. Ma a voi serve la Juventus, serve un centrocampista, no? Si è parlato di incontri, però non è che magari la questione Bellinzago libera un altro centrocampista, sì. Lucio Ciana? Porca miseria. Beh, nel senso libera libera tanta gente la questione Bellinzago, tra cui quelli che vivono però qua è quelli Lucio che Ciana, vivevano Lucio lontani. Potrebbe essere un giocatore che interessa la Juve Domo, Lucio Ciana? Ma ti dico, alla Juve Domo in questo momento interessa per il campionato che vogliamo fare tutti i giocatori di qualità e Lucio Ciana è un giocatore di grossa qualità, grossa. È una missione questa, Roberto? No, perché non è che te la può raccontare tutta, dice sta sulla sua. È una possibilità. Tanto fa un complimento a un giocatore della zona. È una considerazione. A questo ti aggiungo però che io per Andrea Incontri stravedo. Ma proprio stravedo. Tutte e due impossibile. Stesso ruolo. Tutte e due impossibile. Sì, stesso ruolo. Tutti, uno viene a Juve Domo e uno va allo Stresa, possiamo dire così. Ah, anche. Perché visto no? Che sui conti c'è lo Stresa. Aspetta che sta... Possiamo mettere tutto quello che vuoi, sai che in questa fase possiamo mettere tutto quello che vuoi, poi tu prendi spari, qualcosa becchi. Sei sparo, non apriamo polemiche, che sai che... Non hai neanche il porto d'armi, cosa vuoi sparare? Sì, no, infatti, poi... La domanda che si fanno invece tanti a Verbania è, ma c'è questa iscrizione, si iscrive, non ci si iscrive? Perché il 12 è la scadenza per le iscrizioni.
però prima c'è una condizio sine qua non. Certamente, bisogna che il presidente D'Onofrio dia le dimissioni nello stesso momento, nomini su segnalazione di altri dei nuovi dirigenti, dopodiché questi nuovi dirigenti a cose fatte nominano un presidente, dopodiché questo presidente perfeziona l'iscrizione. Mi risulta che per l'iscrizione e anche per la parte economica della faccenda si può andare fino al 12, volendo, magari sarebbe meglio prima, ma che per questa parte di cui ho appena citato la data buona debba essere domani, così mi dicono. Ok, domanda da $1 milioni per tutte e due. Eccola lì, facciamo 500.000 testa. Conoscendo i tempi che abbiamo detto, conoscendo chi sta trattando, da una parte D'Onofrio e dall'altra Erbetta con la regia di Luigi Pedretti, come va a finire? Cioè la Virtus Verbania, anzi città di Verbania, Verbania si chiamerà Verbania, quindi Verbania si iscrive o non si iscrive secondo Roberto Cominoli e poi secondo Daniele Massoni? Lo dico prima io, così ti tranquillizzo. No, anche perché io non rispondo. Se entro queste 24 ore si fa questo passaggio di consegne tra un presidente e un consiglio direttivo nuovo, la cosa si fa, se no non si può più fare. Ok, allora l'altra domanda che ti faccio è: esiste questo consiglio direttivo? Cioè, nel senso che abbiamo sempre parlato di Luigi Pedretti, mi risulta che Franco Soncin si sia defilato, non ho ancora capito invece il ruolo, se Bricchetto sia ancora della partita o meno. Quindi altra domanda che ti faccio: esiste o no questo consiglio direttivo e secondo te chi potrebbe essere l'eventuale nuovo presidente? Sì, potrebbe esistere, però se D'Onofrio non va a firmare, tutte le responsabilità restano a lui, non soltanto dei debiti fatti e non pagati e di tutte queste cose, ma anche da un punto di vista morale la responsabilità questa volta non solo se la firma o non firma, e che ne so io, me lo chiedi, che quella volta che era qui ha detto parlatene con i miei avvocati, parlaci con gli avvocati. Mi risulta che sia in ferie l'avvocato Marchioni, che rappresenta D'Onofrio, credo. È in ferie. E vedi, quindi, che hai provato a parlarci. Daniele? Io sul fatto se ce la fanno o meno, sinceramente mi interessa poco. Mi interessa tanto il fatto che se ce la dovessero fare, il gruppo di ragazzi dell'anno scorso più il mister rientra di una parte dei soldi che non ha preso. E io sono tifoso di questa situazione esclusivamente per questo, perché veramente se lo meritano almeno di rientrare di qualcosa per quello che ci hanno messo. Che idea vi siete fatti della querella? Perché io ero via, l'ho letta su internet, della querella, del botta risposta a distanza tra il sindaco e D'Onofrio e Luigi Pedretti, cioè, quindi era non un duello, ma era un triangolo, non tanto amoroso. Daniele, poi Roberto. Rispondi tu, Daniele, perché io non sono tanto al corrente. No, di questa giuro non l'ho seguita molto. Qui c'è una, secondo me, faccio un passo indietro rispetto alla domanda che hai fatto adesso. Secondo me D'Onofrio firma, ma perché gli conviene. Anche se pensi che due mesi fa, neanche un mese e mezzo, qua in trasmissione qui da te ha minacciato querele nei confronti del signor Pedretti e tutto, e nella dichiarazione dice che Pedretti è l'unica persona in grado di sopportare così, siccome molto probabilmente o è cambiata l'opinione o c'è una convenienza di fondo. Io per quanto riguarda invece la posizione del sindaco in questa fase, io che in alcune cose non sono stato tanto filo sindaco, in alcune situazioni io qua mi trovo molto, molto in linea con la posizione che sta tenendo. Scusatemi, che sarebbe quale quella del sindaco? Sarebbe quella di tenere il campo, di tenere la gestione e di avere insomma accusato con un comunicato stampa duro D'Onofrio dicendogli di venire a Verbania. Anche perché anche D'Onofrio l'ha un po' preso in giro. Conti. E poi c'è stato questo scambio di comunicati con Pedretti e con insomma, perché il sindaco sembra che non abbia gradito il possibile inserimento futuro in società di Montani.
di montani, di mobili, questo è quello capisco, che adesso. Vox Populi, Vox Dei, no? Che... Sì, diciamo che sono cambiate tante cose in quest'anno, nel senso tante posizioni. A livello politico intendi tu? No, non solo politico, ma anche di gente che per il quale... porto l'ultimo esempio per il quale Pedretti era il fumo negli occhi, adesso è l'unica persona che può farlo. Quando la Virtus Verbania, ma adesso la Virtus Verbania, il titolo della Virtus Verbania adesso fa comodo. Sono cambiate tante cose e anche piuttosto velocemente. Repentinamente. Che peccato però, tutte ste beghe sempre. L'ho detto in tempi non sospetti, lo ripeto per 150. La battuta che facevo un po' di mesi ma fa. La battuta è una semplice, purtroppo quando la politica entra. Che quasi quasi era meglio non vincere questi campionati. Se il Bellinzago arrivava secondo andava avanti in D, se il Verbania arrivava secondo o terzo faceva gli spareggi, poi magari li perdeva, succedevano ancora tutte queste cose, però non c'era l'appello, l'impeto anche economico di iscriversi alla Serie D. Per quello che ti ho staccato la parte sportiva dalla parte perché però, sono due cose diverse alla fine. Però ripeto, Roberto, i campionati si giocano per io vincere. Leggo sempre social network, ho letto una frase giusta di un tifoso del Verbania che evidenziava come i problemi del calcio a Verbania negli ultimi 6-7 anni siano cominciati quando la politica si è messa nel calcio. Su questo credo che sia l'unica verità incontrovertibile, senza se e senza ma. L'altra partita, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, quella dell'Interfarmaci, nel senso che c'è questo trasferimento di titolo da Varallo e Pombia a Verbania per giocare in Eccellenza. Ma si può fare? Io non lo so se si possa fare. Io l'ho chiesto al presidente Bacchetta, però neanche sai cosa mi ha risposto il presidente Bacchetta? Quello che ha risposto sulla stampa, ho letto l'intervista di Luca Zerotti ieri. Mi ha detto non sono mica io a decidere a Roma, ma mandatemi le documentazioni, fate la vostra richiesta, io la inoltro giù alla Lega Nazionale. Scusa se ti interrompo Roberto, bocciarlo adesso, dopo che l'anno scorso è stato avallato con David Verbania, mi sembrerebbe alquanto strano. No. Però la posizione del presidente Bacchetta l'anno scorso è stata identica. Perché infatti l'autorizzazione al progetto Virtus Verbania, che oltretutto, siccome anche qua nei social ho letto tante cose che giravano, non è mai stata trasferita a Madonna del Sasso la sede legale, è sempre rimasta a San Maurizio d'Opaglio. Quindi tu dici c'è un precedente. Esatto, c'è un precedente dove con una base del genere secondo me è impossibile che l'altro problema però adesso che nasce, che si iscriva o meno in Serie D o in Eccellenza o non so dove, la Virtus Verbania o il Verbania, che dovrebbe nascere dalla cancellazione del Verbania 59, tanto per essere chiari, è quello dello stadio. Lo stadio adesso è del comune, il comune si è preso la gestione dello stadio. No, dico anche del... del campo. Del campo, intendo proprio del campo. Fino al marzo 2017 dovrebbe essere omologato. Sì, non è lontanissimo il marzo 2017. È marzo della prossima stagione. Rischi di non finire l'anno in linea teorica. Sto parlando sempre in linea teorica. Perché secondo me queste cose si risolvono con un po' di buona volontà e anche con un po' di buon senso. Comunque. Perché non stiamo parlando di un giocatore, di un presidente o di uno che paga o che non paga, stiamo parlando di un terreno erboso. Se il terreno erboso è accettabile, al calcio non si può giocare. L'unica certezza in questo momento è rappresentata dalla Synergy, che farà il campionato di promozione con l'ingresso di Massimo Inserra e di Roberto Lotto come dirigenti, con Fausto Sgro che dovrebbe essere il nuovo direttore generale, quindi questo è un dato certo. E dove giocano? Verbania, al Pedroli. Ma giocano tutti lì? Sì. Dobbiamo fare una squadra anche noi, vediamo un po' se il sindaco ci dà l'autorizzazione. L'ha chiesto anche la volontà sua, qualcuno mi ha detto, è vero? Il diritto a usare il campo, intendo. Invece a me ha detto che hanno chiesto Fondo Toce. Fondo Toce per giocare in casa. Fondo Toce, comprensibile. Anche perché il campo di Fondo Toce finalmente sono stati tolti i sigilli, è tornato agibile anche il campo di Fondo Toce. Quindi adesso è di proprietà del comune, anche quello? No, è gestito dal gruppo sportivo Fondo Toce. Vabbè, ma la proprietà di chi è? La, pro-
proprietà del comune, certo, però la gestione di, questo, di questa neonata associazione, appunto, si chiama Gruppo Sportivo Fondatore, che hanno fatto un lavoro fantastico. Matteo Sena, quando era venuto, era stato ospite, aveva spiegato proprio la nascita di questa associazione che avrebbero avuto in gestione. Perciò, nonostante questo, però, nonostante Matteo Sena, che non, se non sbaglio è l'allenatore della Sinergi, giustamente pretende, dice: noi abbiamo in gestione il campo di Fondatoce, ma vorremmo giocare allo stadio dei Pini. E Fondatoce non ha in gestione il campo di Fondatoce, il GS Fondatoce Gruppo, ripeto, non vorrei sbagliare il nome della società, però ma c'è un'associazione che gestisce le strutture, il campo, le strutture, l'area festa, l'area giochi, il bar a Fondatoce, che di cui Matteo Sena fa parte di questa associazione, ma non c'entra niente con Citiamo la Sinergi Calcio. Citiamo lui per fare, certo, un riferimento. Sì. Quindi vedremo come va a finire anche il discorso dell'Interfarmaci, però ripeto, secondo me c'è un precedente e andrebbe poi spiegato perché farà lo Pombo Interfarmaci no e l'anno scorso ho detto scusi, ho detto Verbania sì, cioè nel senso. Posso dirti dove vado io a vedere le partite l'anno prossimo? Dove vai? Varese, Busto Arsizio, Legnano soprattutto, Gozzano che anticiperà molto, se non vado errato, da quel che ho sentito. A Domo non vai a vedere la Juve? Certo. Perché l'hai detto prima che arrivasse. Cosa a chi tocca quest'anno? Dopo il campionato deludentissimo, va bene? Dell'anno scorso, quest'anno arriva l'allenatore, arriva questo signore qui che insomma, meno male, l'anno scorso, lui solo in parte perché poi è andato via, ma hanno gestito una, soprattutto Brando e insieme a lui il presidente, poi alla fine lo sai chi ha messo qualche soldo, il campionato l'hanno vinto. Siete consapevoli? Ha perso 12 partite. Siete consapevoli? Vuoi perdere 12 partite che quest'anno? Daniele, siete consapevoli di essere la diciamo, non lo so se la favorita in senso assoluto, sì, però dai, tra le prime tre, cioè insomma, voi probabilmente il Baveno e vediamo, mettiamo una Torinese, vediamo poi a fine del mercato quale a giocarvi il titolo. Attenzione anche allo Stresa che insomma già l'anno scorso ha stupito, quest'anno punta a ripetersi. Aspettiamo che ci dica le riconferme e i nuovi acquisti. Scusami, a proposito di mercato, Marco Poma ha praticamente fatto nuovo allenatore del Borgomanero, dicevi Daniele? Ti dicevo che parto dalle parole del nostro presidente, che quando in una squadra che l'anno scorso aveva comunque riconosciuto da tanti uno dei migliori organici del campionato, prendi e inserisci l'allenatore che ha vinto il campionato, che ha vinto il campionato e Coppa in promozione l'anno prima, inserisci comunque il direttore della Virtus Verbania, che è vero che è andato via a settembre, ma che quella squadra l'ha fatta lui, molto probabilmente dove vuoi arrivare è chiaro. È chiaro anche che non abbiamo nessuna intenzione di nasconderci, è chiaro che sarà un campionato sotto tanti aspetti comunque qualitativo, nel senso che, ti porto ad esempio, 9 non farà il campionato dell'anno scorso che già aveva un organico super, l'Agreville sicuramente non farà i play-out. C'è Rivoli che sta facendo una squadra importante, l'Alpignano che sta inserendo è già nel girone di ritorno, sono tante situazioni te la faccio io la domanda più importante: dove andate ad allenarvi e a che ora vi allenate quest'anno, visto che avete affittato mi pare il campo di Villa? Sì, nel senso che ci alleniamo a Villa, ma ci alleniamo serale. Sì. Ci alleniamo serale. Non preserale, serale. Serale, sì, sì. Perché molti lavorano. Perché molti lavorano e oltretutto tanti elementi di quelli riconfermati lavorano. Sono impegnati, certo. Attacco riconfermato in blocco, quindi lì non ci saranno movimenti, no? Attacco riconfermato in blocco. Più uno. Più potrebbe non essere finita. Nel senso. Più uno, dai. Poi? Centrocampo da rifondare, dai, te lo dico io, ti aiuto. Grazie, questo, da rifondare no, perché Leto Colombo è stato riconfermato. Sì, rimane Leto, che comunque nell'idea che abbiamo è centrocampista. Davanti alla difesa magari. Rimane. No, davanti alla difesa, no, metti quell'altro. Davanti alla difesa no, arriva. rimane Pioletti. Rimangono i giovani che hanno comunque fatto bene l'anno scorso, quindi vuol dire tipo
nel capitolo tipo Elka, vuol dire guerra, vuol dire Zanni, e poi lavoreremo. Adesso il primo obiettivo in questo momento è portiere, cercare un 98 giusto da abbinare a Elka, perché siamo, nonostante il settore giovanile importante che sta costruendo il Domo, in quella fascia lì del 98 siamo un attimino carente. E portiere individuato? Ci sono due o tre cose aperte, più che altro è capire se fare 96 o 97, riguardante una situazione che si potrebbe aprire a livello di centrocampo, che vuol dire 96 o 97, nel senso dove giriamo. Però al di là di chi va e di chi viene, credo che sia cambiata il bastone, secondo me. Io non voglio offendere nessuno, no. Brando lo sai come lavora. Chi non si impegna, chi non si allena, chi sgarra, eccetera, mi sa che sta fuori. Vabbè, giustamente. Ecco, non si scappa da questo. Poi dopodiché i favoriti sono loro. Boh, così come l'anno scorso ho detto che per come stavano facendo non andava bene, quest'anno, adesso lo dico così, siamo fuori da un fastidio. Se non succedono sfracelli e se tutti fanno la loro parte senza esagerare, dal presidente fino a quello che pulisce gli spogliatoi, perché le esagerazioni non servono a niente, e i favoriti sono loro. Assolutamente. Quale tra le nostre squadre temi di più? Cioè Stresa, il Baveno, Borgo Manero? Quelle della Baveno e Stresa. Allora, lo Stresa ha fatto un campionato pazzesco l'anno scorso. Rispetto al fatto che ha fatto un campionato pazzesco, da avversario dici: beh, speriamo che non lo faccia per due anni consecutivi. No? E quindi ti dico: loro faranno sicuramente bene. Il Baveno comunque farà bene, cioè certo, perché fa bene di natura, fa bene di natura, proprio perché è strutturato per fare bene. E secondo me i rischi, oltre a quelle vicino, arrivano da qualcosa che viene fuori in Torinese. Se a Torino c'è qualche società che quest'anno un po' più di soldi dell'anno scorso, è sempre da temere. Lui ha fatto i nomi giusti, Rivoli e Alpignano, sì, sono due squadre. Mi dicono che anche ad Alpignano Gatta stia preparando. Sì, 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 sì. E senza dimenticare che Borgaro non è che tira i remi in barca, e l'anno scorso è stato in testa per però 31 giornate. Velocissima promozione invece che secondo me si sta muovendo meglio? Ma sai, la promozione quest'anno viene fuori qualcosa di divertente. Sì. Viene fuori qualcosa di divertente quest'anno, perché secondo me si sta livellando ulteriormente rispetto a cosa. Se calcoli che il Cerano potrebbe andare in eccellenza, qualcosa di importante, nel senso che viene fuori qualcosa di importante in Ossola, in promozione. Pieni Molera. Arona ripescato sì o no? Anche qui bisognerà attendere. Ci sono buone, altro, no? Sì, ci sono buone possibilità che venga ripescato. Io ringrazio Daniele Massoni, grazie Daniele. Grazie a te Daniele. Grazie Roberto Cominoli. Grazie a te, buonasera a tutti. Ricordiamo l'appuntamento di mercoledì, no? Perché è cominciato il mercato. È cominciato il calciomercato. Con Guido Ferraro. Guido ci aspetta. Guido Ferraro, il fenomeno, dalle 21 per gli addetti ai lavori. E è quasi stampa anche l'almanacco. Sì, l'almanacco, sì, 26esima edizione, dal che si deduce che non ho più 20 anni. No, è già la seconda volta, penna bianca. E ovviamente quando sarà pronto l'almanacco poi ce lo illustrerà Roberto, e saremo presenti anche mercoledì al mercatino, al fenomeno con Guido Ferraro. Grazie Roberto, grazie Daniele, Dile Tanti per Dire torna lunedì prossimo alle 20.35.